Bella a tutti ragazzi, eccoci qua in questo nuovo video, io sono Tawan e oggi siamo in un nuovo video su come craccare Goat Simulator. Benissimo, come vedete funziona e come vedete parte e ok, vi do anche la prova. Come vedete parte benissimo, funziona anche con il controller dell'Xbox, quindi vabbè, avete visto che parte, no? Quindi aspettate un attimo che carica, fa loading. Spero che ci saranno tanti like, credo che sia che io sia il primo italiano a fare questo tutorial, perché non ho poi era ho trovato l'unico video dove dava il link giusto, quindi possiamo subito iniziare. Vi metto il link in descrizione del file torrent, aspettate che vado nella cronologia. Ok, come vedete Goat Simulator, scaricate, fate download torrent, vi metterà questo link, voi cliccate, fate ok e vi darà questo, ma io l'ho già fatto e quindi non mi serve. Quindi poi vi darà un file 7-zip, aspettate, vado su download, dov'è? Dov'è? Non lo trovo, aspettate un attimo. Minchia, dov'è? Secondo metto in pausa, riprendo. Ok ragazzi, sono tornato, ecco qui, questo è il file 7-zip, voi fate apri con zip console. L'ho sbagliato, aspettate, no, basta cliccarci due volte, che scemo. Vi verrà questa cartella, voi andate nel nel desktop e la mettete qua, la trascinate, tanto si copierà, non vi preoccupate. Allora andate su Goat Simulator, binaries, Win32, Goat Simulator, fate crea collegamento e poi vi si creerà il vostro collegamento per il gioco in cui potrà partire. Ok ragazzi, spero di esservi stato utile, questo tutorial era veramente breve, volevo solamente aiutarvi, vi invito a lasciare un like e ci vediamo al prossimo video, bella ragazzi!